non prende. Siamo in mezzo al nulla, mi sono perso, sono senza risorse, sono senza internet. Beh, dai, momento ideale per provare a utilizzare quel kit di sopravvivenza. Adesso guardo su internet come si usa. Non c'è internet. Non resisterò un'ora senza internet, aiuto! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Prima di cominciare vi parlo del canale YouTube di oggi. Oggi vi parlo di un canale YouTube canadese, e sì, prima che me lo diciate voi, effettivamente YouTube Canada mostra di avere tantissimi contenuti interessanti e quindi di avere molto a che discutere con YouTube America, sicuramente. Sempre che non vogliamo considerare YouTube Canada come un'estensione di YouTube Nord America. Lui è Canupsy, trovate il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Il suo contenuto principale sono le recensioni di prodotti tecnologici, e sono recensioni fatte veramente molto bene, sono ben curate, sono ben studiate, e devo dire che le trovo molto molto interessanti. Occasionalmente, inoltre, fa qualche vlog, che comunque è sempre molto interessante e molto simpatico. E in fondo è stato proprio un suo vlog che parla di tecnologia a darmi l'idea, l'imbeccata per questo video. Comunque, il primo video che vi segnalo, proprio per farvi capire che tipologia di recensione faccia, è intitolato «Un laptop da 100 dollari con Windows 10», video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. È un'analisi molto interessante di questo laptop, è un laptop molto economico, viene venduto principalmente online, e sicuramente non possiamo considerarlo come uno strumento particolarmente complesso e particolarmente performante, ma è comunque uno strumento interessante, soprattutto per il prezzo che ha. L'ho trovata una recensione molto interessante, quindi dategli un'occhiata. Come dicevo, però, non sempre si occupa di fare recensioni, ogni tanto fa anche dei vlog, soprattutto a tema tecnologico. E infatti il secondo video che vi voglio segnalare è un vlog, che è quello che tra l'altro mi ha dato l'imbeccata per questo video. Quello che state per vedere è un video sponsorizzato, questo lo ammetto, lo dice anche lui, però, nonostante sia un video sponsorizzato e quindi tratti il tema in un modo, io ho intenzione di trattare il tema in un modo leggermente diverso. Comunque, innanzitutto andate subito a vedere Siamo dei cyborg, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. L'ipotesi di Canupsy è che un cyborg, in fondo, è un organismo che prende tutto ciò che è possibile utilizzare della tecnologia e la utilizza per migliorare la propria vita. E in qualche modo dovremmo considerarci dei cyborg, visto che dipendiamo tantissimo dalla tecnologia. Ma la mia posizione è leggermente diversa, però prima di analizzare la mia posizione, permettetemi di presentarvi il terzo e ultimo video che vi segnalo di Canupsy, che è un vlog, invece, estemporaneo, ma molto molto simpatico, e che presenta un po' anche la simpatia che ha il personaggio. Il vlog, infatti, è «Hello, it's me, Canupsy!» Lo trovate linkato sempre sul doobly-doo e sulla scheda. È un modo di prendere in giro i troll, che gli hanno sempre detto che il suo modo di salutare all'inizio dei video, che adesso è cambiato, somigliava molto alla canzone «Hello» di Adele, e lui l'ha presa a ridere. È un modo simpatico di interagire con i troll, e sicuramente un modo simpatico di interagire con gli utenti. Quindi, come ripeto, lui è Canupsy, andate e iscrivetevi al suo canale, che è molto bravo ed è molto simpatico. Ora parliamo dell'argomento del giorno. Come dicevo, la posizione di base dovrebbe essere, se consideriamo che un cyborg è un organismo che approfitta della tecnologia per migliorare la sua vita, e dimentichiamo per un istante il cyborg come un organismo che è fuso con la tecnologia, sicuramente possiamo dire che al giorno d'oggi, vivendo sempre attaccati agli smartphone, agli smartwatch, alle tecnologie di ogni genere, possiamo in qualche modo considerarci dei cyborg. Tuttavia, io non sono d'accordo con la posizione che prende Canupsy, per un motivo ben preciso. Se dovessimo considerare
un cyborg come qualcuno che migliora la sua vita con la tecnologia, a questo punto mi chiedo perché non dobbiamo considerare la tecnologia che è fusa all'interno del corpo. Pensiamo a quelle cose più semplici. La prima cosa che mi viene in mente, pensando a tecnologia fusa all'interno del corpo, sono le protesi intelligenti per le persone che hanno subito un'amputazione o a cui manca un arto. La protesi una volta era un pezzo di legno che sostituiva l'arto, soprattutto in ambito estetico, ma ormai le protesi sostituiscono un arto soprattutto in ambito funzionale, e abbiamo ottenuto delle protesi digitali, controllate elettronicamente, computerizzate, che sono incredibili, che sono in grado di operare letteralmente come se fosse l'arto mancante. Abbiamo visto protesi che vengono controllate letteralmente con il pensiero, con l'intenzione di mandare il comando al braccio mancante. È possibile comandare il braccio, comandare la mano, l'apertura e la chiusura di una mano motorizzata. È una cosa veramente incredibile e secondo me è questo quello che è il primo passo verso la trasformazione in cyborg, che comunque è una cosa positiva. Non dobbiamo pensare che il cyborg sia una cosa negativa, una cosa da fantascienza. In fondo già adesso abbiamo molti innesti tecnologici che fanno parte integrante della nostra vita. Pensiamo, non so, ai sordomuti che già da tempo utilizzano sistemi come l'impianto cocleare. Pensiamo alle protesi. Non limitiamoci a pensare solo alla domotica. Molte cose possiamo considerare che in qualche modo ci rendono dei cyborg. E questo, secondo me, dovrebbe farci guardare in maniera differente alla tecnologia e dovrebbe farci capire che la tecnologia può essere uno strumento molto intelligente e molto funzionale per aiutarci nella nostra vita. Ma dobbiamo anche considerare quanto la tecnologia possa diventare un problema. Ne avevo già parlato in passato. Deve essere la tecnologia ad aiutarci nella nostra vita, non deve essere la nostra vita a dipendere interamente dalla tecnologia. Eppure in certe situazioni può essere anche interessante ed utile che la nostra vita dipenda dalla tecnologia. Forse è importante trovare il giusto equilibrio, ma naturalmente la mia posizione per il momento è molto di osservatore. Non lo so, secondo me ancora non possiamo considerarci dei cyborg, però possiamo considerare le protesi digitali un primo passo verso la trasformazione in cyborg. Ma voi che cosa ne pensate? La tecnologia ci ha reso dei cyborg? Dipendiamo troppo dalla tecnologia? Abbiamo modo di disintossicarci dalla tecnologia? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notizia ogni volta che pubblico un nuovo video. Tra l'altro, se non l'avete già fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Infine, se c'è un argomento che vorreste che io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Direi che ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!